Buongiorno, nuovo vlog. Prima di iniziare questo video, diciamo molto più bello, volevo dirvi che martedì 2 giugno non ci saranno i video, cioè non metterò il video martedì. Per cui, siccome martedì è festa, ho deciso di non pubblicare video. Per cui oggi vedete questo vlog qua. E in più volevo dirvi anche che, dato che avevo deciso che durante le feste, nei giorni in cui io pubblico i video, ad esempio, se io pubblico martedì, giovedì e sabato e c'è la festa uno di questi giorni, praticamente non pubblicherò i video. Ricordatevelo. Perché così almeno non lo devo, diciamo, rispiegare o dirlo negli altri video. Per cui, siccome il 2 giugno è festa, i miei video non saranno pubblicati. E la stessa cosa vale negli altri giorni, quando ovviamente ci saranno queste feste. Volevo dirvi questo qua, per cui vi avviso. I miei video partiranno da giovedì. E non martedì questo. Detto questo, mi preparo e andiamo perché vi voglio far vedere un bel po' di cose, specialmente voglio farvi vedere quello che faccio oggi. Per cui mi raccomando, guardate fino alla fine il vlog, sperando che non dura tanto, per cui vi porto con me in un bel posto. È caldo. Wow. Sì, qua si vede. Se faccio il video però. Allora, quelli che abitano lì sotto. Si alza e arriva là. Cavoli suoi. Ma guarda te. Stanno litigando. Grazie.
Ma è una meba! Guardi che era tutto andato. Sì, ma io non vado là. Sto già schiattando. Qua siamo a Villa Olmo. Questa è Villa Olmo. Fa caldo e però ce n'è di gente. Questa cos'è, la piazzetta di Villa Olmo? Non mi ricordo. C'è il bambino. Gli handicappati. Questa è la fontana. Vediamo se c'è l'acqua o l'hanno prosciugata. Ma questa tartaruga che carina! Comunque questa è la fontanella.
del pane. Aspetta, aspetta. Vieni qua, ti faccio una bella fotina. Guarda, sto arrivando. No. No, che pensavo. Guarda che bello. Però se sapevo potevo portarti qualcosa la prossima volta. Se ne va, poverino. Dirà, non mi dai da mangiare, io me ne vado. Pensavo che si voleva fare la foto. Invece, comunque. Eh? Quelli sono a casa loro. Boh. Però come segue? Adesso sei bianco. Se ne va. No, perché io no, guarda. Che poi è un po' sporco. Comunque, sono tornata a casa, adesso mi metto a pubblicare il video, che ovviamente voi l'avete già visto, perché questa ricetta praticamente l'avete vista giovedì, per cui adesso carico il video, così siamo a posto e vi faccio vedere delle cose. Allora, scusate per il casino, ma non so cosa stanno facendo fuori. Comunque, volevo farvi vedere cosa ho preso al supermercato, dato che dopo, quando siamo tornati dalla passeggiata di 2 ore andata e ritorno sul lungo lago di Como, praticamente dopo siamo andati al supermercato perché avevo una sete della Madonna. E allora alla fine ho detto, perché non compriamo qualcosa? Ovviamente non sono stata lì a riprendere tutto, praticamente tutte le cose che faccio, per cui ho ripreso solo il necessario. Infatti quando siamo tornati indietro non ho neanche ripreso. Comunque, allora, io vabbè, le altre cose non ve le ho fatte vedere, però ormai vabbè, fa niente. Vi faccio vedere solo quello che posso farvi vedere. Praticamente ho trovato la mia acqua. Vediamo se riesco. Ok. La mia acqua di Rocchetta in bottigliette, quelle piccolissime. L'ho pagato 1,60€, 1,80€. 6 bottigliette. E finalmente sono riuscita a trovare le mini bottigliette della Rocchetta, che sono 1 e 2 confezioni. Cioè, io di questa acqua ne vado pazza, anche perché ho anche quelle grandi. Infatti, come vedete, questa è quasi da finire e questa qui è vuota. Io ne vado pazza di questa, di questo marchio, perché allora vi depura e andate in bagno quasi tutte le volte. Infatti c'è scritto depurazione plin plin. Vi assicuro che è l'acqua più buona e che vi aiuta a eliminare i liquidi. Per quello che io
preferisco prendere solo questa. Ovviamente non è una sponsorizzazione, vorrei precisare questo, però ve la consiglio. Prendete questa acqua perché è buonissima. Infatti io ho preso adesso due confezioni, ma poi ne prenderò altri, dato che ho trovato finalmente, dopo tanto tempo che cercavo le bottigliette, adesso che le ho trovate nel supermercato del gran mercato, andrò a comprare queste qui piccoline. Cioè, per farvi vedere, no? Due. Scusate il letto, ma non l'ho fatto, sinceramente. Comunque, niente. Adesso vado a cucinare, vi faccio vedere quello che mangio e quello che cucino. Volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto su Amazon, ma dato che mi devono arrivare altre due cose, ho pensato di fare un video a parte, di farvi vedere lo shopping di Amazon, di quello che ho fatto, che forse è più bello che mostrarvelo in un vlog. Poi qui non ho capito che cosa sta succedendo, ma c'è un casino della Madonna. Comunque niente, vi faccio vedere quello che mangio, perché voglio prendere la ricetta di ricette risate in pochi minuti, spero di pronunciarlo bene, perché ho visto una sua ricetta e la voglio fare, per cui la faccio, ve la faccio vedere e poi la taggerò su Instagram, per cui se non mi seguite su Instagram, seguitemi, perché adesso taggerò la ricetta, ovviamente lo farò prima, però taggerò la ricetta di quello che faccio adesso, di quello che mangio. Praticamente sono crocchette di patate. Comunque niente, vado a mangiare, vi faccio vedere cosa cucino e poi vi devo dire una cosa che mi è successa e che voglio parlare con voi, perché è una cosa assurda e voglio, diciamo, dirvi quello che mi è successo. Comunque niente, metto a posto, ci vediamo dopo, cioè dopo, adesso, per la ricetta. Dentro così. Ovviamente ho usato il galbanino perché non avevo altri formaggi che si scioglievano e credo che il galbanino non va bene, però è spettacolare, grazie della ricetta. E direi che prosciutto e galbanino, fantastico, si mangia. Allora, volevo dirvi di provare la ricetta che ho fatto. Praticamente dentro c'era, cioè dentro è fatta con patate e carote, e dentro ci mettevi praticamente il prosciutto e qualche formaggio che si scioglieva. E siccome ho visto la sua ricetta, perché io seguo il canale
la ricetta risate in pochi minuti. Sbaglio sempre a dire il nome, non so perché. Comunque, ve la consiglio. Andate a fare la sua ricetta. Il video completo lo vedete nel suo canale, per cui andate a vedere, vi lascio qua il nome, e andate, mi raccomando, a fare la ricetta, perché è buonissima. Infatti poi dopo è venuto il mio ragazzo e ha mangiato anche lui. Lui ha detto che erano strabuone, infatti poi se ne è mangiate altri 5-6. Io me ne sono mangiate 5 più o meno, perché giustamente il mio mangiare era solo quello. Allora me ne sono mangiate 5, poi ero piena, ho detto basta. Poi ovviamente, vabbè, sono stata sul letto, ho guardato un po' di video, ho lasciato commentini e niente, praticamente questa, non sono stata a riprendere tutto. Comunque, detto questo, mi raccomando, provate la ricetta perché è buonissima e mi raccomando. Comunque niente, detto questo, volevo spiegarvi quello che mi è successo in questa, non in questa settimana, in queste settimane, in questo mese. In pratica, cioè, spero di raccontarlo in breve, stringo. In pratica, ho ricevuto 3 email di collaborazione. La prima mail era una ragazza dove diceva che voleva collaborare con me, no? Che io lì voleva che io praticamente gli vendevo dei gioielli, cioè li vendevo. Iniziamo male. Allora, in senso che in questa ragazza qua faceva anelli, gioielli, eccetera, no? E lei voleva che io prendevo le sue cose, praticamente quello che vende, e li mostravo a voi. Mi dava, se non sbaglio, anche un buono per far sì che voi potevate andare sul sito, eccetera, eccetera. E il problema è che dovevi dargli l'indirizzo. Solo che questa persona qua, secondo me, non era affidabile. Infatti, prima di fare cagate, ho detto: chiedo a un mio amico, dato che è più grande di me, chiedo a lui. E allora vediamo. Questa ragazza qua, sì, è italiana, però i prodotti li spediva all'estero, per cui i prodotti dall'estero mi arrivavano qua in Italia. Allora ero un po' così così, no? Perché non mi fidavo. Allora ho detto, non è che mi fido tanto, no? E alla fine non mi sono fidata. Io ho detto, mi dispiace, ma dato che non ti conosco, non è un brand in cui è famoso, in cui praticamente molte ragazze vedono questo brand, allora giustamente ho rifiutato. Però diciamo che lì è stata gentile, anche se avevo qualche dubbio. Però vabbè, questa è stata la prima collaborazione. La seconda collaborazione, sono rimasta, diciamo, senza parole, perché era un'altra ragazza che mi ha mandato un'email dove diceva che vendeva prodotti Roche, di questa marca qua, no? E voleva che io compravo i prodotti della Roche per far sì che poi li vendevo a voi. E io mi domando, la collaborazione non è questo, neanche la sponsorizzazione. Cioè, io so che quando collabori o sponsorizzi non paghi, è gratis. Praticamente sono loro che ti danno i prodotti, ti danno il codice sconto e poi dopo tu li vendi e gli fai pubblicità su YouTube o su Instagram. Questa è la cosa, no? Invece no, lei voleva che io pagavo 70 euro di questi prodotti, no? Per venderli. E io mi domando, ma scusa, che senso ha?
non ha senso, ci sono rimasta, perché una, cioè, non è neanche un marchio così tanto famoso la Roche, che dici, vabbè, adesso le stanno, ci sono tante consulenti che le stanno facendo, stanno vendendo, ma poi, quando passano i mesi, non li vendono più, ve lo dico io. Per cui, adesso è così, ma poi non ci sarà più questo marchio, perché non è neanche un marchio così tanto famoso. Adesso all'inizio sì, lo sento parlare, eccetera, però... Ma l'unica cosa che mi ha deluso è stata la sua risposta. Quando gli ho detto, no grazie, non mi interessa, perché ho già avuto, diciamo, tante persone mi hanno chiesto di collaborare con loro per sponsorizzare Roche, ma io gli ho detto di no, perché per il momento non me la sento di collaborare o sponsorizzare marche che non sono, diciamo, a livello molto di più. Alla fine lei mi ha risposto, tanto ci smeni te, non ci smeno io, nelle mail. Io ci sono rimasta come per dire, ah, bella risposta, no? Mi ha fatto arrabbiare, infatti sono stato un giorno un po' più... Perché io, quando una mi risponde specialmente male, mi arrabbio. Cioè, devi essere più educata. E questa mi ha risposto così. E allora ci sono rimasta. Gli ho detto, ma scusami, come ti permetti? Poi, ovviamente, non sono stata lì a dirgli, ah, grazie, come ti permetti? Non ci smeno io, ma ci smeni te. Ma, oh. Cioè, uno non è obbligato a collaborare, a sponsorizzare con... determinate persone. Se io non voglio collaborare o sponsorizzare con voi, non è che dovete rispondermi male oppure dovete dirmi che tanto io ci smeno. Io cosa ci smeno? Non ci smeno niente, perché io ho il mio lavoro vero, io lavoro, faccio anzi di più, non uno, ne ho due di lavori, che vado in giro e faccio più lavori io, ma veri, cioè proprio contratto, per cui io non ci smeno niente, primo. Secondo, non sono obbligata a fare sponsorizzazioni con persone che neanche un marchio... Allora, se è un marchio tipo Sephora, Kiko, Mulac, ok, ci sta, perché io so che quei marchi lì, quelle marche, praticamente vanno... di più, cioè le persone li vedono, vedono prodotti, infatti anch'io ho testato molti prodotti di queste marche qua e diciamo che mi sono trovata bene, allora sì perché li conosco, ma non che mi vai a non che io devo sponsorizzare un prodotto che neanche io so qual è e neanche so se fidarmi o meno, cioè in pratica è successo questa cosa qua, no? Per cui in questo video vorrei dirvi che la prossima volta che mi inviate delle mail con collaborazioni o... Allora, le collaborazioni a casa mia sono persone in cui tipo, ad esempio, io collaboro con una persona, sponsorizzo il canale e gli dico di passare nel suo canale e faccio ad esempio tante cose, no? Questa è la collaborazione. La sponsorizzazione è quella in cui ti inviano i prodotti gratis che tu non devi pagare e far vedere i prodotti per poi dopo dare il codice sconto, no? Queste sono. Per cui la prossima volta che ricevo delle mail così, specialmente con linguaggi troppo forti, perché sinceramente non devono permettersi di dire queste cose perché non conosci, e tantomeno queste persone qua, io ho detto due persone ma ce n'è un'altra terza che non sto lì a parlare, non guardano i miei video, non mi seguono e non fanno niente di tutto questo. Cioè io devo sponsorizzare un tuo prodotto, un tuo prodotto, per far sì che tu neanche mi guardi i miei video o neanche neanche stai lì a seguirmi sul mio canale. Ma stiamo scherzando? Cioè, boh, infatti ho notato che non mi seguono e non guardano i miei video. Hanno visto solo un video in cui hanno visto tante visualizzazioni e tanti iscritti e allora hanno provato a contattarmi. Ma non funziona così, specialmente con me.
Per cui, dato che io non ho ancora sponsorizzato, non ho fatto ancora collaborazione con nessuno, per il momento non le faccio perché voglio valutare bene queste cose qua, dato che è un lavoro. Per cui io rispondo alle mail con gentilezza, perché quando mi arrivano le mail io rispondo, ci mancherebbe. Non sono una che fa come gli altri che rifiutano le mail e non rispondono alle mail. Se mi arrivano le mail con collaborazione o sponsorizzazione, li leggo, vedo se mi va bene e poi vi dirò no, mi dispiace, mi interessa, punto e basta. Se noto che mi mandi ancora un'altra mail con cose che non mi piacciono, quelle che hai detto, io non rispondo più. Così facciamo prima. Lo dico perché già ne ho ricevuti tre e già mi hanno dato un po' fastidio. Dato che il linguaggio è la prima cosa, cioè rispetto prima di tutto con chi tu collabori o sponsorizzi. Perché non penso proprio che tipo la Sephora mi manda un'email con scritto guarda, ti mandiamo dei prodotti, se vuoi sponsorizzi questi prodotti, eccetera. E poi io gli dico no, grazie, non voglio sponsorizzare, e la Sephora mi dice ah sì, non capisci niente, bla bla bla. Cioè, mica dice queste cose qua, o anzi te le scrive, per cui cioè sono educati. Se una non è interessata, appunto basta, chiudiamola qua. Questo è il discorso. Vabbè, dai, già 12 minuti è fin troppo. Comunque, volevo dirvi questo, queste cose qua, di quello che è successo, dato che in verità è passato più di 3-4 settimane. No, 2-3 settimane dall'ultima email e collaborazione sono passate di sicuro. Infatti queste cose sono successe in quarantena, quando io ero eravamo tutti in casa. Però non volevo parlare di questa cosa qua, perché ho detto vabbè, per il momento. Poi dopo ho ricevuto così email e ho detto no, basta, mi sono rotta. E vi dico quello che è successo e come ne penso io. Per cui fatemi sapere cosa ne pensate voi. E se voi avete sponsorizzato o collaborato con qualche persona o qualche brand, fatemelo sapere sotto qua in questo commento. Così almeno accediamo consigli e vediamo, specialmente vedo che cosa posso sbagliare io. Anzi, fatemi sapere come fidarmi di certe persone, perché una che ti manda le mail e non sai se fidarti o meno, dato che ci sono delle truffe in giro tra mail, e mi è successo parecchio, volevo sapere queste cose qua, per cui vi prego, fatemi sapere sotto nei commenti se anche voi è successo questa cosa qua e se collaborate o sponsorizzate, diciamo, non so, prodotti o qualcosa. Fatemelo sapere, perché così almeno so come comportarmi quando mi arrivano altre sponsorizzazioni o collaborazioni di altre persone in cui dico ma questo marchio non l'ho mai visto, posso fidarmi o no? Fatemelo sapere, perché se no qua non riesco più a capire se accettare oppure meno. Anche se io sinceramente sono una che per il momento non accetta, poi si vedrà. Niente, 14 minuti tanto, smetto di parlare, che è meglio. E adesso vado a dargli da mangiare i miei conigli. Niente, vi faccio vedere i miei conigli così vi salutano loro e ci vediamo al prossimo vlog, non al prossimo vlog, al prossimo video. Comunque io vi saluto adesso, vi saluto qui adesso, perché poi ci vediamo al prossimo video. Mamma mia, sono anche conciatissima. Niente, per cui il vlog continua, però io vi saluto prima. Perché non so neanche quanto è durato questo, diciamo, questo vlog. L'inizio del vlog avete visto come, in teoria volevo andare in un altro bel posto, però dato che era già tardi, eccetera, io ho fatto altre cose. Alla fine non siamo andati in quel posto bello che volevo portarvi,
però la prossima volta vi porterò, per cui seguitemi sul mio canale e guardate i miei video, così almeno vi porterò un bel posto. Ovviamente voi non siete di qua, però io vi porto, vi farò vedere i bei posti che ci sono qua nella mia città e dove vivo. Ok, detto questo chiudo e continuo il vlog. Vi faccio vedere i miei conigli.